non sono in grado di precisarlo. Cioè lei ricordo che venne sequestrato, ma non sa se fu un'iniziativa della polizia giudiziaria o se fu della procura di Caltanissetta. Ma gli atti dovrebbero chiarirlo. No, purtroppo un decreto di sequestro non l'abbiamo rinvenuto, no? Per questo glielo domando. Ecco, allora non so dirle nulla su questo. Non ho, ripeto, non avendo fatto io direttamente questa vicenda, non avendo avuto parte direttamente in questa vicenda, non ho ricordi precisi. Però, diciamo, ecco, ricordo vagamente una... Oh, senta, voglio chiederle alcuni approfondimenti su alcune cose che le sono state chieste la volta scorsa. Faccio riferimento a due note redatte dalla dottoressa Boccassini, l'una è data 10 ottobre del 94 che viene indirizzata alla sua attenzione, sì, sì, per conoscenza all'allora procuratore dottore Tinebra, e altra che invece viene inviata alla procura di Palermo all'attenzione del dottor Caselli. Del 19 ottobre del 1994, doppia firma, Saieva Boccassini. Partiamo dalla prima. La prima, diciamo, io se vuole gliela mostro. No, non c'è più, mi fu mostrata al Borsellino Quater e io riconobbi la mia sigla. Esatto, la sua sigla di ricezione delle note. Provvidi a inserirla nel protocollo. Ma mio ricordo, la domanda a monte che le voglio fare è questa. A prescindere dallo scritto, lei con la dottoressa Boccassini aveva discusso prima o dopo l'invio dello scritto del contenuto di questa nota? Mi pare che la dottoressa Boccassini venne a salutarmi perché era praticamente a ridosso della fine della sua applicazione, se non ricordo male, e venne a salutarmi e in quella occasione se ne parlò, diciamo, che aveva fatto questa e poi anche disse anche altre fece anche altre considerazioni, perché la dottoressa Boccassini ad esempio non riteneva possibile che si potessero celebrare a Caltanissetta questi processi sulle stragi e quindi era dell'opinione che... Sì, bisognasse fare una modifica legislativa, esatto, per spostarli, diciamo, questo, esatto, lo ha già riferito. Questo è il mio ricordo, è questo. Oh. Poi credo che si doveva fare una riunione, perché poi si parlava di appunti per una riunione. Si doveva e fare poi una riunione... dopo l'appunto ci arrivo, perché... viene, diciamo, è l'oggetto principale della successiva nota. Quello che invece non ho compreso è se, a prescindere dal fatto che la dottoressa Boccassini le preannuncia o le dice di aver redatto questa nota che poi la porta alla sua attenzione, sì, se discutete del contenuto di questa nota, sia o prima che gliela porti o dopo che lei l'ha letta. No, credo, io il mio ricordo è che non si discusse specificamente su questa nota, si discusse genericamente su queste questioni, cioè dire il fatto dei processi eccetera, che lei non considerava possibile una cosa del genere. Senta, io vorrei richiamare la sua attenzione su un paio di passaggi, due o tre passaggi che la dottoressa Boccassini scrive in questa nota, appunto, che le indirizza. In principal modo la pagina è la pagina 4 di questa nota del 10/10/94. La dottoressa Boccassini le scrive che in relazione alla mia imminente partenza da Caltanissetta l'ufficio si stia determinando a non contare più sul mio contributo e del resto considerazioni che sono indotto a formulare per il fatto che con riguardo alle indagini svolte in queste ultime settimane sulla strage di Via D'Amelio non sono stata più interpellata sugli indirizzi investigativi da seguire in conseguenza, questo è il passaggio che mi interessa, delle sorprendenti dichiarazioni recentemente rese da Scarantino trattino ufficialmente assunte a verbale nei primi giorni dello scorso settembre, né sono stata avvisata del compimento di atti istruttori di decisiva importanza. Cioè, che cosa le vuole significare la dottoressa Boccassini quando dice le sorprendenti dichiarazioni recentemente rese da Scarantino Vincenzo ufficialmente assunte a verbale nei primi giorni dello scorso settembre? Cioè, lei ha compreso per quello che era successo all'epoca a cosa facesse riferimento la dottoressa, se facesse riferimento a qualcosa e se sì a cosa? Può darsi che abbia compreso allora, però adesso in questo momento non ho ben chiaro questo punto assolutamente, anche perché tenga presente il mio compito, poiché ero il destinatario di questa nota, era quella di custodire, di conservare a futura memoria questa nota, diciamo, di non disperderla. Poi tutte queste questioni che sollevava la dottoressa Boccassini sul Scarantino, eccetera, erano di competenza del procuratore capo e di chi era stato poi delegato e venne delegato a svolgere compiti nell'ambito della strage, dell'indagine e dei processi su Via D'Amelio. Quindi, cosa che naturalmente non era nel mio
ambito di competenza, perché poi ci fu questa suddivisione di compiti. Quindi, ma lei ne ha discusso col procuratore Tiniebra o con i colleghi che si occupavano della strage di Via D'Amelio? Nella fattispecie parliamo di, cioè, chi erano, chi è che seguiva, sì, la strage di Via D'Amelio? Era Petralia. Petralia era andato, era stato delegato a fare, a svolgere l'attività di rappresentare l'accusa nel Borsellino 1. Credo in questo momento storico anche la dottoressa Palma, no? E la dottoressa Palma, certo. E poi tenga presente che il Borsellino 1 era già stato fissato, era già in corte d'assise. Sì. Quindi diciamo che, non ho un ricordo preciso, però credo di ricordare dal punto di vista logico che il discorso che potrebbe essere stato fatto con Tiniebra e con gli altri colleghi era questo, che praticamente c'era già questo rinvio, anzi la Corte d'Assise aveva già svolto una prima udienza, quindi il processo era in corso. Quindi di tutte queste questioni venne elaborata la tesi molto precisa. Sì, no, cioè, questo l'ha già detto nel quadro, aveva fatto una mila delle dichiarazioni. Cioè, questo. No, io intendevo se, a prescindere poi dal tema generale della tendibilità del Scarantino Vincenzo, se su alcuni passaggi che le sto leggendo, lei ebbe modo o di chiedere chiarimento alla dottoressa Boccassini, o di capire che a cosa la dottoressa Boccassini facesse riferimento. Con la Boccassini poi dopo non abbiamo più parlato, perché mi pare che lei andò a Palermo successivamente alla fine dell'applicazione a Caltanissetta. Fu applicata per 6 mesi a Palermo, quindi poi non abbiamo più avuto modo di incontrarci. Io le leggo altri due passaggi di questa, di questa nota. Pagina 5, diciamo, la dottoressa Boccassini elenca tutta una serie di cose che a suo parere bisognava fare in relazione alle dichiarazioni di Scarantino, tra cui questo: all'assunzione delle dichiarazioni con le quali mi si diceva Scarantino Vincenzo aveva chiamato in correità nella strage di Via D'Amelio i collaboratori di giustizia Cancemi, La Barbera e Di Matteo, traduzione in verbale che io giudicavo assolutamente indilazionabile. Sì. Ma cioè, che cosa vuole significare? Perché è chiaro che se un collaboratore rende dichiarazioni che siano raccolte a verbale, insomma, è un ovvio per chi è un pubblico ministero. Cioè, che a cosa si riferiva? Si riferiva alla opportunità, alla necessità di svolgere un atto di confronto tra Scarantino e gli altri collaboratori di giustizia. Va bene. Cosa che poi fu fatta, credo, a gennaio del 95, per cui, diciamo, in definitiva, perché era un atto... Perché lei qui sta elencando tutta una serie, diciamo, di circostanze che lo avrebbe vista dissonante rispetto alle opinioni, io glielo leggo, che soltanto la prossima scadenza della mia applicazione sia da ricondurre il mio mancato coinvolgimento da parte dell'ufficio nelle scelte investigative e nelle indagini sono certa, non potendo d'altro canto supporre che esso sia conseguente alla dissonanza delle opinioni da me espresse in una riunione tenuta nei primi giorni di settembre da quelle degli altri colleghi, in ordine, e questo è il primo motivo di dissonanza, all'assunzione delle dichiarazioni con le quali mi si diceva Scarantino Vincenzo, nel corso di questa riunione, Scarantino Vincenzo aveva chiamato in correità nella strage di Via D'Amelio i collaboratori di giustizia Cancemi, La Barbera e Di Matteo, traduzione in verbale che io giudicavo assolutamente indirazionabile. No. Lei ha ricordo di questa riunione in cui la dottoressa Boccassini sembrerebbe abbia espresso queste opinioni, no, sembrerebbe, scrive di aver espresso queste opinioni dissonanti tra cui io ricordo questo. Semplicemente questo, che guardi, che c'erano dei punti di vista, delle valutazioni, diciamo, diverse, ma le questioni di fondo erano queste, cioè che c'era una questione molto complessa, in quanto Cancemi, che era il reggente del mandamento di Porta Nuova, non aveva a quell'epoca ancora riferito sulla sua partecipazione alla strage di Via D'Amelio, e quindi sembrava strano che un partecipante alla commissione provinciale di Palermo non avesse chiamato in causa se stesso in una questione di questo tipo. Poi c'era il discorso che Di Matteo e La Barbera, che avevano avuto una parte preponderante nella esecuzione della strage di Capaci, insomma, sembrava strano che non avessero partecipato anche alla strage di Via D'Amelio. E questi erano i quesiti, almeno quello che io ricordo, oltre al discorso naturalmente di Scarantino. Però di questo specifico punto io non se lo ricorda. Non me lo ricordo assolutamente. Perdoni, io le leggo l'ultimo e poi andiamo avanti. Per capire un attimo, io posso che leggere per vedere se le sollecita ovviamente il ricordo. Pagina 5, sempre di questa nota, come altro punto dissonante che la dottoressa Boccassini avrebbe posto in rilievo in occasione di quella riunione, sarebbe stato questo: alla necessità di tempestivi interrogatori, sottolineato, da assumere esclusivamente con le forme imposte dal codice di rito dei collaboratori chiamati in correità eventualmente ai successivi confronti con Scarantino Vincenzo, atti tutti che io ritenevo urgenti. Cioè,
cosa voleva significare, perché anche qua siamo nell'ovvio, alla necessità di tempestivi interrogatori da assumere esclusivamente con le forme poste al codice di rito sottolineato, insomma. Certo, non c'è bisogno di ripetirlo a colleghi. Ecco. Non è che c'erano altre modalità, erano quelle. No, non so che cosa allude, non mi ricordo assolutamente. Non ho. Ma lei poi ha discusso con i colleghi che si occupavano di Via D'Amelio nella sua qualità di procuratore aggiunto su questi punti che la dottoressa Boccassini evidenziava? Guardi che io, a partire dall'ottobre del 94, è stato impegnato nel processo di Capaci. Io vengo delegato, credo di aver partecipato, se non ricordo male, all'udienza preliminare, ma non mi ricordo con precisione, credo di sì però. Quindi dall'ottobre del 94 vengo delegato a occuparmi a tempo pieno del dibattimento della strage di Capaci con il collega Tescaroli, il quale collega Tescaroli, bravissimo, brillante, eccetera, però insomma era un allora si chiamava uditore giudiziario, quindi era proprio agli inizi della carriera. Cosa che io poi cominciai a fare da subito, da quel momento, dall'ottobre del 94. Poi il processo di Capaci è iniziato, se non sbaglio, a febbraio del 95 e si è protratto fino al settembre del 97. E io sono stato, diciamo, totalmente impegnato in questa competenza molto complessa, molto defatigante, eccetera, perché andavamo nelle aule bunker di tutta Italia, c'erano 41 imputati, diversi collaboratori di giustizia, insomma, quindi io mi occupai di questo in quel periodo. Quindi tutto il resto, diciamo, era semplicemente un'attività di contorno che potevo, sebbene io fossi il procuratore aggiunto, però di fatto io mi sono occupato di questo in quell'epoca. Senta, questo per chiudere il tema, diciamo, delle note della dottoressa Boccassini, perché l'altra volta non le era stato domandato, io le mostro questa nota che viene inviata dalla dottoressa Boccassini a Palermo il 19 ottobre del 1994, cui è allegato un appunto di lavoro per la riunione della DDA del 13 ottobre del 94. DDA ovviamente si riferisce a quella di Caltanissetta, appunto, che è datato il giorno prima di questa riunione che si sarebbe dovuto tenere il 12 ottobre del 94 e che è a firma, diciamo, comunque non è firmata materialmente, però i sostituti da Boccassini e Roberto Saglieva, redatta a quattro mani, per capire se lei questa nota ha ricordo di averla mai vista o mai avuta tra le mani. Penso di sì. Non si tenne questa riunione, non mi ricordo per quale motivo. Guardi, io... Oh, scusi, c'avevo avevo spento il microfono. Cioè, il suo ricordo è che questo era un appunto che la dottoressa Boccassini e la dottoressa Ieva avevano preparato in previsione di una riunione, sì, che si doveva tenere, che poi non si è tenuta più. Mi pare di ricordare così. Non capisco. Mi pare di ricordare così. Adesso però non so se questi appunti... non mi ricordo se vennero trasmessi a tutti noi. È questo che volevo chiedere. Cioè... Non me lo ricordo, francamente non me lo ricordo. Però lei ha ricordo, cioè non sì, ho compreso se ricordo... lei ricordo di averla avuto tra le mani questo appunto. Io ricordo, sì, ricordo che c'erano queste considerazioni, perché sono delle valutazioni, delle considerazioni, sono un appunto per una riunione del gruppo di lavoro, del pool. Certo, sarebbe stato diverso se ci fosse stato questa riunione, perché a sentirla dalla viva voce di Saieva e della Boccassini, queste cose sarebbero state diverse rispetto a una lettura fredda, diciamo, no? Sì, nel momento in cui, diciamo, voi avete avuto tra le mani tanto l'appunto che l'ho letto prima, tanto no, solo su questo, perché di quello prima già le ho chiesto e le ho fatto la domanda, le chiedo di questo appunto,
fu oggetto di commento, di valutazione poi all'interno dell'ufficio, ma guardi, con quello, lei, con chi si occupava della strage in Via D'Amelio, col dottore Ginebra? Quello che io ricordo, almeno, era questo, che praticamente si demandava, cioè c'era il discorso della frazionabilità delle dichiarazioni di Scarantino, e quindi laddove fossero state riscontrate potevano considerarsi attendibili. C'erano i processi in corso e si disse, beh, vediamo nei processi qual è l'esito di queste dichiarazioni. Certamente non si poteva prendere una iniziativa nel momento in cui già c'era una corte d'assise, diciamo, incardinata e investita da una richiesta di rinvio a giudizio. Questa è credo che era questa la discussione che si fece con i colleghi. E poi c'è, io ricordo di aver letto all'epoca una bellissima sentenza, quella del presidente Canzio, che è uno dei migliori magistrati che ci sono in Italia, sul Borsellino 1, è del 2001, in cui accoglie questa tesi della frazionabilità delle dichiarazioni, dell'attendibilità di Scarantino, eccetera, eccetera. Era la tesi. No, ma io il discorso non era poi sulle cose. Cioè, se le obiezioni che muovevano la dottoressa Boccassini, poi lo dico per questo, perché io il mio ricordo è che si parlò di questo. Allora, si parlò della necessità di fare i confronti, cosa che poi fu fatta. Vennero fatte a gennaio del 90. Si parlò del discorso della frazionabilità delle dichiarazioni e della necessità del riscontro, cioè tutto ciò che era riscontrato di quello che aveva detto Scarantino sicuramente poteva essere utilizzato come prova. Queste tre cose erano le cose. Questo è il succo del discorso. Senta, facendo un passo in avanti, lei ammetterà senz'altro che il 15 settembre del 98 Scarantino poi ritratta, diciamo, in pubblica udienza a Como. Sì. A seguito della ritrattazione, lo Scarantino poi produce dei documenti che aveva nella sua disponibilità e che facevano riferimento a degli appunti manoscritti che vennero vergati a fianco a verbali di interrogatorio di cui disponeva, e furono poi oggetto poi anche di vaglio dibattimentale. Di questa questione lei ha un ricordo di come, se vennero prese, se vennero fatti accertamenti, vennero prese iniziative, se si chiamò le persone, se si chiamarono le persone per capire un attimo? Ma su queste questioni della ritrattazione del 98, eccetera, sempre si trattavano queste questioni in udienza, e i colleghi che andavano in udienza erano quelli che diciamo avevano preso la valutazione di tutta questa vicenda. Io non ho. Quindi, diciamo, lei non se ne è occupato di questa questione? No, per capire. No, assolutamente, non me ne sono occupato. O direttamente o nella sua qualità di aggiunto come interlocutore eventuale dei sostituti? Ma guardi, allora dobbiamo fare dobbiamo aprire una parentesi, perché diciamo che il procuratore Ginebra, che era un bravissimo magistrato, era un procuratore diciamo della tipologia, era molto accentratore, poi voleva sapere tutto, si interessava di tutto. Non aveva dato una delega specifica, diciamo, perché... All'aggiunta? No, cioè voglio dire, ci occupavamo di alcune... Per esempio, io avevo in totale autonomia il settore delle misure di prevenzione, ma poi per quanto riguarda la criminalità organizzata su Caltanissetta, poi io mi occupai di riaprire le indagini in tutti i processi, Livatino, Saetta, eccetera, eccetera. Quindi questo era il mio compito, su cui mi sono speso moltissimo. Per quanto riguarda la strage di Via D'Amelio e tutta la vicenda di Scarantino, Ginebra era in prima persona, diciamo, impegnato a valutare tutte le cose che accadevano, voleva subito i verbali, insomma, interveniva direttamente in prima persona. E poi c'erano sempre i colleghi Palma e Petralia che andavano in udienza e facevano loro, diciamo. Io ho un'ultima cosa da chiederle, e credo di aver terminato, poi magari do un'occhiata veloce agli appunti per capire se ho tralasciato qualcosa. Prescindendo poi da quello che avviene dopo il 2001, sì. Della questione dell'agenda rossa,
Lei del dottore Borsellino, lei sente parlare o comunque ha contezza come Sì. attività fatta dalla Procura di Caltanissetta quando? Guardi, io ricordo semplicemente questo, che sulla questione della borsa di Borsellino, che venne trovata nell'immediatezza, questa fu una vicenda di cui si occupò specificamente il dottor Cardella. Poi, dopo molto tempo, io ho ricordato che addirittura dopo aver, perché naturalmente poi c'erano questi processi nel 2001, nel 2002, eccetera, e io ricordo che nel 2003 io diedi una delega alla DIA, a firma mia di Messineo, in cui si chiedeva alla DIA di svolgere un approfondimento di ciò che era emerso nei processi su questa agenda rossa, cioè quali erano gli elementi sulla base dei quali si poteva stabilire che effettivamente c'era questa agenda rossa. Io ricordo questo e poi ricordo che effettivamente la presenza di questa agenda venne indicata sia dal tenente Canale sia dalla famiglia Borsellino, perché era un'agenda dei carabinieri che Canale aveva regalato a Paolo Borsellino, quindi non c'era dubbio che c'era questa agenda. Poi non si trovò chiaramente. Quindi la prima delega, poi successivamente sono venute tutte le altre Sì, questioni. insomma, le foto di Esatto, l'assalto Arcangioli e di dice Arcangioli, cioè, compagnia. poi io sono andato via quando. Però, diciamo, lei quindi all'epoca Sì, non perché ebbe contezza del no, fatto che già nell'immediatezza si paventò che era sparita questa nel agenda rossa. Sì, 1992? e a ridosso della, cioè subito dopo la strage già si paventava il fatto che era sparita l'agenda, eccetera. No, questo ripeto, perché il sopralluogo venne fatto, diciamo, era diretto sia da Tinebra che da Petralia sui luoghi. Per quanto riguarda la questione della borsa, se ne occupò Cardella, quindi io ero assolutamente. Poi non dimentichiamo che c'era anche il dottor Paccara, che era stato A dislocato a Palermo. Palermo ed era lì, aveva l'ufficio proprio a Palermo, era a contatto con Paolo Borsellino. Stavo facendo una domanda, adesso mi è su. Questa era. Ma lei seppe mai, lei o colleghi dell'ufficio di Caltanissetta di allora, che poi magari glielo possono aver riferito, di una discussione molto accesa che avvenne tra i familiari del dottor Borsellino e il dottor Arnaldo La Barbera su questa questione dell'agenda? Io questa cosa l'ho appresa dai giornali recentemente, ma all'epoca All'epoca non fu mai veicolata, diciamo, all'interno dell'ufficio. non venne, almeno io ho questo ricordo, non venne veicolata esattamente, non venne comunicata, almeno io sicuramente non ne venne a conoscenza. Sto un attimo verificando gli appunti perché credo di aver terminato, No, però se no, posso un ci secondo che mancherebbe, io faccio sono qua a interrogare per disposizione della vedere se mi è giustizia. sfuggito qualcosa, ma non credo. Sì, io ho terminato, grazie. Ah no, c'è il collega che le deve porre alcune domande, ho terminato, grazie. Buonasera, dottor Giordano. Buonasera. Io le chiedo alcuni chiarimenti, o meglio, le indico alcune dei temi di indagine. Ci chiediamo se a quel tempo vennero affrontati. Allora, le chiedo innanzitutto se a memoria di un'indagine fatta a Caltanissetta nel 92 sul notaio Ferraro. Sì. Dunque, Ricorda l'origine, come nasce questo fascicolo? se non ricordo male, c'era stato una. Ma non vorrei sovrapporre la memoria. Mi pare una relazione di servizio di un collega di Il dottor Palermo, Scaduti del dottor della Corte Scaduti. d'Assise d'Appello di Esatto, Palermo. esattamente. Sì, una cosa del genere. Sì, ci fu. E questa vicenda poi. Ma è completamente diversa dalla strage di Via D'Amelio, Sì, chiaramente. ecco, la domanda era se Credo. poi in qualche modo viene connessa nel corso No, delle stragi se alla. lei mi aiuta, io forse riesco a capire il Allora, la nesso. vicenda nasce nel gennaio del
del 92 ed è collegata a un tentativo di aggiustamento del processo al tempo pendente presso la Corte d'Assise d'Appello di Palermo per l'omicidio del capitano Basile. Sì, sì, sì. E venne il presidente Scaduti. Esattamente. Ebbe a redigere una relazione di servizio con la quale appunto denunciava che c'era stato questo notaio che lo aveva avvicinato poco prima che la Corte si dovesse chiamare in consiglio per decidere del processo. E mi pare che fu aperto un fascicolo, che venne assegnato al dottor Tescaroli. Io ho questo ricordo. Non glielo so dire. Io le chiedevo se per caso, siccome questo notaio Ferraro si presentava a nome di un politico, un politico democristiano, spendeva il nome di un politico, Enzo, democristiano. Volevo sapere se questa pista venne seguita, se avete ritenuto rilevante identificare questo chi fosse questo politico. Non lo so, questo non me lo ricordo. Non... E, poiché poi quello ebbe un appendice questo procedimento, perché ci fu uno stralcio, parte venne a Caltanissetta, parte rimase a Palermo e da Palermo poi transitò e andò a Marsala. A Marsala? Sì, con riguardo alla figura dell'onorevole Culicchia. Dell'onorevole Culicchia? No, guardi, questo non me lo ricordo per nulla. E io ho un ricordo nitido di questa relazione del presidente Scaduti, che insomma, io conoscevo personalmente, tra l'altro. Lui con molto scrupolo, con molta precisione, fece questa relazione di servizio in cui diceva appunto di essere stato avvicinato, eccetera. Questo lo ricordo perfettamente. Questa relazione pervenne a Caltanissetta e l'ufficio aprì, non so se credo Tinè, perché queste cose venivano trattate a livello del capo dell'ufficio, e poi venne aperto un fascicolo che fu affidato al dottor Tescaroli. D'accordo, quindi non avventa nulla che potesse collegare questa ipotesi, questa idea, questo riferimento alla strage? No. In alcun modo venne in qualche modo collegato? No, almeno io. No, anche perché la questione poi venne trattata in qualche modo dal dottor Signorino, che a quel tempo poi era a Marsala il reggente dopo la partenza, dopo il trasferimento del dottor Borsellino. Completamente, questo non la so. Quindi la questione era collegata alla vicenda Signorino. Adesso capisco. No. Non sono in grado di precisare nulla su questo punto. Allora, senta, un'altra questione che avevo segnato riguarda una indicazione che fornisce l'ex collaboratore Candura a proposito di un mancato confronto tra Pietrina Valenti, cioè la signora che vi era stata rubata la vettura, la 126, e lo stesso Candura. Lei rammenta se vi fu all'interno dell'ufficio o nelle interlocuzioni avute col dottor La Barbera, se fu un tema oggetto di dibattito questo sull'opportunità o meno di effettuare un riscontro, un confronto fra la denunciante, la signora Valenti, e il Candura, che era, diciamo, colui che veniva indicato come l'autore materiale del furto. L'autore del furto. Sì, ricordo, ma non ho un ricordo preciso su se si discusse dell'opportunità e della necessità di fare un confronto, assolutamente. Questo non me lo ricordo per nulla. So che, diciamo, tutta la vicenda di Candura Valenti venne fuori da un procedimento, mi pare, per abuso, per violenza carnale, eccetera. Sì, allora, esatto. Ci fu appunto l'opportunità, valutata l'opportunità di procedere a questo atto, nei primissimi... Su questo specifico punto non lo ricordo, procuratore. Un'altra domanda, dottore Giordano. Lei ha conoscenza della collaborazione di Andreotta? Sì. Ricorda se ci furono dei colloqui investigativi con Andreotta? Non ricordo con precisione, ma presumo di sì. Ricorda, la domanda è banale, se precedettero o seguirono la sua collaborazione? Questo non me lo ricordo assolutamente. La logica, insomma, spingerebbe a pensare che un colloquio investigativo dove precede non segue. Sì, questo è vero. Perché agli atti del nostro ufficio risulta che l'Andreotta, che venne avanzata richiesta di colloquio investigativo, ma non alla Procura della Repubblica, ma al Ministero, di un colloquio investigativo con Andreotta
nel dicembre del 93, allora quando collaborava da mesi con l'autorità giudiziaria. È questa una notizia che le giunge nuova, ne ha mai sentito parlare di questa iniziativa coltivata dalla squadra mobile di Palermo di attivare questo contatto con Andreotta praticamente bypassando la Procura della Repubblica? No, questo non l'ho mai saputo, questa cosa non la so assolutamente, mi giunge nuova, per carità, mi giunge nuova assolutamente. Senta, un'ultima domanda gliela faccio su riguardo al dottor Borsellino, se era in agenda l'escussione del dottor Borsellino. Allora, guardi, su questo punto non c'era una convocazione formale, chiaramente, però era in programma di sentire Paolo Borsellino nella settimana dal 20 in poi, perché in sostanza, cosa che poi io stesso vidi un riscontro in una nota della DIA dove si sviluppavano si analizzava il traffico del cellulare di Paolo Borsellino, a un certo punto venne riscontrato un contatto, uno o più contatti, adesso non mi ricordo, con Tinebre. Quindi evidentemente c'era questa idea di sentirlo, perché chiaramente Paolo Borsellino che parlava con Tinebre, dovremmo essere tra il giugno e i primi di luglio, ma questa è una cosa che si può riscontrare facilmente. Sì, era il 15 luglio. Ecco, perfetto, 15 luglio. Quindi c'era in programma questa cosa. Scusi, lei ha detto Vaccara aveva l'ufficio a Palermo. Sì. Ed era a contatto quotidiano, sì, esatto, con Borsellino. Dico, Vaccara ha mai detto, ha mai indicato, ha mai sollecitato, ha mai portato a Caltanissetta questa volontà del dottore Borsellino? Allora, oppure ha mai saputo se il dottore Borsellino gli avesse confidato qualcosa di particolare? Sì, qualche... sì. Beh, io, guardi, questa cosa ce l'ho davanti agli occhi, perché in sostanza Vaccara a un certo momento, nelle riunioni che si facevano, in quel momento il procuratore era Celeste, a un certo momento, prendendo la sua agenda, riferì a coloro che partecipavano a questa riunione, tra cui c'ero pure io naturalmente, in quel momento io ero applicato, riferì che Paolo Borsellino parlava con lui quotidianamente, e in particolare gli aveva riferito questo, che un certo giorno erano stati pubblicati i cosiddetti diari di Giovanni Falcone sul Sole 24 Ore, era stato pubblicato un articolo in cui si faceva riferimento a delle annotazioni che Giovanni Falcone aveva scritto nella sua agenda, i suoi famosi diari. Questo articolo era stato scritto dal giornalista Milella. E Vaccara ci riferì in quel momento, dice Paolo Borsellino ha detto, dice tutti questi diari, il contenuto di questi diari sono noti, arcinoti, no? I cosiddetti veleni del Palazzo di Giustizia, eccetera, eccetera. Dice, è tutto vero, questo è il mio ricordo. Quindi da questo poi io ho desunto che probabilmente, verosimilmente, Paolo Borsellino, se avesse avuto l'opportunità di essere sentito dall'ufficio, avrebbe riferito questa cosa, probabilmente. Ma questo l'ho già dichiarato nel sì, verbale del dicembre del 2013. D'accordo, la ringraziamo. Noi no, no, finito. Grazie. Ci mancherebbe.